sono Domenico Pugliese, il comandante della Life Support. Giorno 11 agosto abbiamo fatto un salvataggio in acque internazionali. Ci hanno comunicato una posizione di una barca in difficoltà. Si trovava a 6 ore e mezza dalla nostra posizione. Abbiamo fatto alcune ore di pattugliamento, poi alla fine in prima serata l'abbiamo trovati. Era una barca composta da 76 persone, di origine eritrea, siriana, etiope e egiziana. Le persone erano disidratate e in stato di agitazione. Abbiamo messo a mare i nostri gommoni una volta che abbiamo fatto il primo assessment, la prima valutazione. I nostri gommoni sono andati sul posto, li hanno stabilizzati, hanno provveduto a fornire salvagenti e abbiamo iniziato il primo trasbordo. Il completamento era già notte inoltrata, noi ci siamo messi in navigazione verso il porto di Napoli, che è stato il porto assegnato dalle autorità. Arriveremo a Napoli domani mattina alle 7, ormeggeremo al molo 21, inizieremo le operazioni di sbarco e al completamento delle operazioni di sbarco e le pratiche burocratiche torneremo in mare per una nuova missione.